per prendere subito il ritmo giusto, perché sui 10 minuti ovviamente Sassari è stata molto aggressiva, molto intensa, e ovviamente abbiamo subito. Questo è il lato negativo. La cosa positiva invece è che la squadra ha reagito bene, ha reagito durante la partita, sono state partite fino a 2 minuti dalla fine, quindi con una squadra che non ha più non ha mollato, ma non ha questo di difficoltà. Comunque c'è anche la zona che sicuramente ha un po' la zona match che un po' ha rallentato il ritmo di Sassari, che l'ha portato effettivamente a sbagliare tutti quando ha fatto una prima parte. Quindi nel complesso è una partita sicuramente diciamo molto utile, perché abbiamo avuto di fronte una squadra che ha giocato l'intensità di Eurolega ed è quella che comunque dobbiamo cercare di tenere anche noi se vogliamo avere un ruolo nel campionato che ci possa permettere di divertirci. E quindi dobbiamo cercare di fare tesoro di questa partita per capire che le partite vanno ovviamente vissute fino al primo minuto come si è fatto poi da 100 punti in avanti. Non che i miei abbiano avuto un cattivo approccio, non che i miei non avessero voglia di fare una partita, non che i miei non avessero durezza mentale, però Sassari in questo è sicuramente migliore. È una squadra molto più atletica della nostra, nella prima ruolo, in una serie particolare nella parte dei lutti bianchi. E non è una scusa, però direi che stasera la base sicura sotto si è divertito parecchio per le stoppate, per le ribalte, per le stoppate. Però quello che voglio dire è che ovviamente, ripeto, per una partita utile, perché dobbiamo cercare di tendere questo tipo di intensità alla quale Dinamo è già arrivato, ovviamente abbiamo qualità di giocatori nettamente, non dico superiore, ma nettamente di livello, e che quindi questo tipo di intensità è quella che dobbiamo cercare di tenere noi per avere, ripeto, un impatto di campionato che ci possa permettere quanto meno di divertirci. Prego. Coach, lei molto elegantemente non ha parlato dell'assenza di Meis, però quanto in effetti, forse soprattutto nella parte iniziale quando avete avuto effettivamente difficoltà a organizzarvi anche sotto canestro, quanto secondo lei può aver inciso questa assenza di un giocatore che peraltro nella scorsa partita era stato l'MVP del campionato? Beh, è chiaro che è un giocatore molto importante, perché è un giocatore atletico, saltatore, battista, e i suoi 20 punti in media che ha fatto fino ad ora ha dimostrato quanto fosse importante. Però sinceramente dovrebbe essere più forte anche per l'assenza di un giocatore, però è chiaro che con meno si sentiva. Però là di questo in generale la Dinamo è stata molto veemente sotto canestro, e ma anche sul perimetro ci ha sorpreso, questo non poteva accadere. Poi ripeto, la stessa questione che abbiamo reagito con la squadra che ha saputo entrare in partita nettamente, mantenendo lo svantaggio a volte anche su 6 punti, 5 punti, quindi vuol dire che eravamo nettamente, ci è mancato però quello spunto che ovviamente ha avuto invece la Dinamo, sia con questo atleta che veramente di energia. L'intervallo lungo forse non è stato molto utile a voi, perché era forse il momento in cui Rini si era entrata meglio in partita e Sassari era in difficoltà. Sì, avevamo ritrovato i bandi della matassa, la zona Messi aveva messo in difficoltà, questo sicuramente. E perché anche qui alla fine avevamo un po' rallentato il loro ritmo, eravamo riusciti anche a trovare delle canestro, che ovviamente ci aveva permesso anche di non subire canestri contro piedi, che invece su quelli ci hanno fatto più male, perché a metà campo tutto sommato non abbiamo avuto grandissime problemi nella seconda minuta, diciamo dagli ultimi 30 minuti. Quello che ci hanno fatto male sono diversi contropiedi, quei canestri facili che la Dino è riuscito a fare, però anche lì abbiamo delle qualità migliori che hanno, la velocità e la capacità di giocare a campo aperto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Supercoppa. Sembrava molto la finale di Supercoppa in cui ho fatto questo break, poi c'è una ripresa, si è dovuto andare via, è solamente marchio di fabbrica, questo non so per lui come si è fatto. E niente, una gran difesa, un Logan spaziale sicuramente per 15 minuti e poi dopo sofferenza fino alla fine.
Sì, questo è l'aspetto positivo di questo qua. Abbiamo fatto sempre poi un altro sprint per creare questo gap, poi ci siamo ripresi, eravamo a 10, sono tornati a 5, poi però, è un po' questa storia, mi sembra di raccontare un film giornalista. Senti, da queste quattro aspetti cosa ti aspetta? A parte tu mi dici, mi dirai le vittorie, però realisticamente cosa ti aspetti? Ma guarda, noi qua, io specialmente da quando sono qua, ho sempre pensato a una partita. Adesso penso a questo, domani penserò al Kinky e tutto, e perciò poi per il resto ci penserò dopo. Logico, voglio dire, penso che è un'abitudine, è una cosa che probabilmente non ci è mai capitata, con l'opzione dell'Eurolega, quattro trasferte, quattro cose diverse, però per noi forse è un piccolo vantaggio, in modo che ce ne andiamo a giocare in coppa quando siamo fuori, e ce ne andiamo, diciamo, legato questo discorso della partita in trasferta e partita in trasferta. Posso chiederti se hai avuto alcuna impressione, come qualcuno ha avuto in tribuna stampa, che la tua squadra sia ancora un tantino egoista, o perché per certi versi un po' slegata, no, all'inizio, però un po' egoista. Beh, sicuramente ci sono degli aspetti in cui dobbiamo migliorare, bisogna vedere se è una capacità di poca lettura oppure una questione di egoismo. Mi parlo di così. Ti parlo di così in che senso? È una squadra fatta in una certa maniera, è una squadra come Grindy che non è un centro, e allora devo fare questo. Questo è il mondo. Tornando alla domanda di poco fa, non le sembra che ci siamo stati fatti comunque dei passi avanti, sia nella continuità, sia anche nella gestione in qualche modo della partita? Perché comunque non siete materialmente in sofferenza rispetto, per esempio, alla quarta della parità, che obiettivamente è anche meno difficile visto l'avversario. Beh, voglio dire, innanzitutto Brindisi è una buona squadra, poi Brindisi ha giocato senza un centro, perciò voglio dire, dobbiamo dare adito che non è facile venire a giocare a Sassari e essere sotto di 20 punti e senza il centro titolare, perciò voglio dire, è una squadra che aveva già dimostrato, l'avevamo vista, è una squadra che caratterialmente è molto forte, molto coesa sotto questo aspetto. Noi ci abbiamo messo un po' del nostro, però molto, è stato molto di loro, voglio dire, Demon ha avuto un flash tipo quello di loro nel primo quarto e nel secondo quarto, perciò voglio dire, ha giocatori importanti sotto questo aspetto. E la continuità, ci sono anche gli altri giocatori dall'altra parte, è logico che si poteva forse cercare di chiudere la partita, però voglio dire, dall'altra parte c'è una squadra molto concreta, io la vedo sotto questo aspetto. Zio, ci puoi aiutare a togliere qualche punto interrogativo per quanto riguarda i lunghi della linea? Ovvero, c'è una situazione particolare, Tessitori è sparito dalla circolazione da un po' di tempo, Vanuzzo non è mai entrato nelle rotazioni, Cusini è come se non sia entrato nelle rotazioni, Laval, che è centro titolare, ha qualche difficoltà. Ci aiuti a capire qual è la dimensione dei lunghi della Dinamo? La dimensione è questa, abbiate un po' di pazienza. Ci sono altre domande? Grazie, coach. Prego. Fino anche al meno 5, abbiamo provato a tenere in mano la partita a quel punto, però loro ci hanno punito sempre con qualche contropiede di troppo e purtroppo ne siamo riusciti a riuscire a smontare. Hai lasciato la partita col quinto fallo forse nel momento migliore in cui state riuscendo a bloccare soprattutto il contropiede di Sassari. Sì, come ho detto prima,
siamo riusciti ad arginare un po' i controverdi di Sassari, soprattutto i tiri da tre, siamo rientrati fino a meno 5 e purtroppo però poi siamo incappati negli errori in attacco un po' troppo grossolani e quindi loro sono tornati a sfruttare il contropiede e a metterci di nuovo meno 10 e quindi da lì non siamo riusciti più a rientrare. Coach Bucchi ha parlato di una partita utile soprattutto dal punto di vista mentale, di esperienza, per abituarvi a giocare con un certo tipo di intensità, per dire la vostra per tutto il campionato. Sicuramente è utile perché ci fa tornare i piedi per terra, abbiamo fatto due vittorie e questo non ci vuole nessuno, però abbiamo capito che per vincere su tutti i campi bisogna lottare dall'inizio alla fine, quindi questa partita ci sarà utilissima per migliorare durante la settimana e per le partite a venire. Adesso abbiamo un tour de force molto interessante di novembre e quindi dobbiamo concentrarci su di